ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Genshin Impact. Oggi parleremo di tutte le news presenti nella 1.4. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi video. E se vi va di farmare insieme potete seguirmi sul sito Viola, streamo tutti i giorni alle 15.30 e alle 21. Comunque trovate tutto in descrizione, anche gli altri social. Detto questo, diamo un'occhiata a tutti gli eventi e gli aggiornamenti che troveremo nella patch 1.4 che arriverà il 17 marzo, quindi tra poco più di una settimana. Arriva il nuovo 4 stelle, lei è Rosaria. La ricorderete sicuramente perché l'abbiamo incontrata a Dragonspine. Usa la lancia, è di tipo crio, è in grado di debuffare sia con la skill sia con la burst. Al momento sembrerebbe una DPS, ne parleremo nel dettaglio in un video dedicato in cui approfondirò tutti i vari talenti, skill e tutto, insomma, ne parleremo effettivamente nel dettaglio. Ma allo stesso tempo non posso non menzionarvi una delle nuovissime meccaniche che ha introdotto proprio questo personaggio. Per la prima volta, infatti, vediamo un personaggio che performa in una determinata fascia oraria. Rosaria infatti aumenta l'SPD, ovvero la velocità di movimento di tutto il party, del 10% nella fascia oraria che va dalle 18 alle 6. Questi sono i due banner ufficiali per questa patch. In primis vedremo il ritorno di Venti, personaggio 5 stelle tanto atteso di tipo animo. Tra l'altro il primissimo personaggio evento che abbiamo avuto in game. A seguire ci sarà il banner di Child, che vedrà Rosaria in rate up. Il banner di Venti inizierà alla fine del banner di Utao. E no, al momento non sappiamo ancora quali saranno i 4 stelle, gli altri 4 stelle in rate up. Verranno rilasciate anche nuove armi, un arco 5 stelle, una spada 4 stelle, un arco 4 stelle e un libro 4 stelle. I compset di base delle armi, 4 stelle chiaramente, sono già presenti in gioco, quindi le hanno soltanto ricolorate. Infatti sono uguali alla serie Favonius. Comunque non conosciamo ancora la main stats né i bonus per il momento di nessuna di queste. Lo scopriremo magari più avanti. Mostad verrà decorata per celebrare il Windblown Festival. Troveremo quindi una lunga serie di eventi somiglianti a tanti minigiochi, tra cui il Bullseye Balloon, che secondo la lore risale ad un'epoca precedente alla fondazione di Mondstadt, basata sulla caccia. Dobbiamo quindi letteralmente sparare ai palloncini e ogni palloncino avrà un tipo di bonus. In base alla condizione poi imposta dalla run, dobbiamo ottenere più punti possibili. Dal video si capisce che è possibile anche fare questo evento in coop. Un altro evento è il Floral Freefall. È un evento in cui, cadendo da un punto alto, dobbiamo riuscire ad ottenere più punti possibili raccogliendo queste gemme di energia e in più vari items speciali apposta dell'evento. Dal video si vede che è possibile fare anche questo evento in coop. Un evento che mi incuriosisce molto è il Ballad of Breeze, in cui andremo a suonare delle melodie e ci saranno appunto 3 livelli di difficoltà, normale, difficile e pro, e si potranno ottenere ricompense in base alla difficoltà. Il gioco si presenta come un rhythm game, quindi bisognerà premere a tempo la nota e si otterrà un risultato perfetto se il cerchio sarà perfettamente in corrispondenza del perimetro del cerchio base. Anche il numero di combo effettuate inciderà poi sul totale di punti alla fine della run. I palloncini che dropperete con l'evento potranno essere rilasciati, così come abbiamo visto con le lanterne. Potranno essere colpiti oppure saranno distrutti in automatico una volta raggiunta una determinata altezza e hanno un significato speciale, perché rappresentano la libertà di lasciarsi andare con il vento. Ci sarà inoltre la possibilità di suonare insieme. Di fronte abbiamo un vero e proprio mini spartito da condividere in coop.
non sono stati molto chiari riguardo questo evento, ma mi ricorda molto la composizione dell'inno di Animal Crossing, per intenderci. Beh, staremo a vedere. Entriamo ora nello specifico. Prima vi ho parlato di una serie di mini giochi. Ecco cosa troveremo. Wyrmblum Blessing. Bisognerà collezionare il numero necessario di corone entro il tempo limite. Stepping Stone Antics. Bisognerà raccogliere i fiori stando attenti alle piattaforme che potrebbero crollare. Shimmering Path. Dobbiamo arrivare a destinazione entro il tempo limite cercando di ricordare il percorso. Queste sono le reward di questo evento. Troveremo libri, la corona dei talenti, materiali per ascendere personaggi, armi, libri per livellare, mora, palloncini, polvere di azoto per l'alchimista e troveremo qui dentro la lira, che è lo strumento con cui potremo suonare, e un arco 4 stelle. Però non conosciamo ancora nulla riguardo l'arco, quindi ci saranno aggiornamenti sicuramente nel tempo. E in questo evento potremmo guadagnare un totale di 1000 primo. Evento Hangout. Questo evento ricorda molto un Otome Game e la didascalia serie 1 Coming Soon fa presagire che è solo l'inizio di questo tipo di quest. Possiamo trovare Barbara, Noelle, Chongun e Bennett. Saranno quest permanenti, quindi non avranno scadenza, non vi preoccupate. Per sbloccare la quest ci serviranno le chiavi delle normali story quest, quindi quelle viola ottenibili dal completamento delle daily. Interagendo con il personaggio relativo alla quest ci troveremo ad affrontare discorsi, prendere decisioni, come in una visual novel, e otterremo, in base alle risposte, una ramificazione del finale che ci porterà poi alla relativa ricompensa. Se fallirete quindi la quest non vi preoccupate perché sarà ripetibile. Proseguendo con gli eventi saremo accompagnati da questo pet chiamato Endora o Endora, che è una larva di Lockfolk, molto curiosa del mondo circostante. I Lockfolk sono specializzati nello spostamento in forme acquose e si fondono con altre creature fatte sempre d'acqua per sincronizzare emozioni e conoscenze. Può anche sputare delle vere e proprie bolle d'acqua che, a contatto con questi esseri acquosi, le darà modo di imparare tutto, quindi ampliare le sue conoscenze. In questo evento noi dobbiamo aiutare questa piccola Oceanid Endora a crescere, indagando sui cambiamenti nelle acque di Kinch, e dobbiamo sconfiggere il boss. E queste sono appunto le reward ottenibili tramite l'evento, tra cui proprio il pet. E per l'occasione il boss Oceanid non avrà la classica modalità, ma ci sarà un nuovo pattern. Contending Tides. In questo evento ci troviamo in mezzo ad un'arena e dobbiamo fronteggiare orde di nemici. Chiaramente ci saranno più livelli di difficoltà e di conseguenza diverse reward. Ottimizzazione del sistema. La resina condensata sale a 5 per un totale di 200 resine. Attenzione, questo non vuol dire che il cap delle resine ora è di 200. Significa solo che possiamo condensare fino a 200 di resina contemporaneamente da tenere nel box, quindi con un primo refill oppure aspettando. I piatti che abbiamo sbloccato con la cucina automatica possono essere di nuovo cucinati manualmente, quindi con questo sistema un po' alla Cookie Mama. Il sistema di cucina e crafting sia dall'alchimista che dal fabbro sono ottimizzati. Questo vuol dire che è possibile cucinare o craftare anche in coop. Finalmente, questo sì che è un aggiornamento che stavo aspettando. L'approfondimento di questo punto in particolare non è possibile visionarlo all'interno della live perché ne hanno solo parlato, ma comunque trovate tutte le informazioni ufficiali nell'ultimo Q&A rilasciato dagli sviluppatori e lo trovate sul sito ufficiale di Genshin Impact. Il livello del mondo può essere nerfato di un livello. Questo però è possibile farlo solo dal livello mondo 5 e dovete aspettare poi 24 ore per ritornare al vostro livello. Poi
possiamo flexare le name card nel nostro profilo nella sezione apposita. Infine, è stata aggiunta nello Spiral Abyss la funzione di ripetere la stanza senza dover quittare. Anche questo, un aggiornamento molto comodo. Un nuovo boss verrà introdotto in game, l'Abyss Herald. È il primo di una nuova serie di nemici che affronteremo, perché da questa schermata vediamo evidenziato il suo elemento, idro. Quindi sicuramente nel tempo inseriranno magari lo stesso nemico, ma di elementi differenti. Troveremo poi una nuova Archon Quest dedicata a Dunsleith. Vi ricordo che le Archon Quest sono le missioni principali del gioco e che quindi differiscono dalle World Quest date dagli NPC, dalle Daily e dalle Story Quest che riguardano il background del PG relativo. Con questo sono arrivata alla fine di questo video, lasciatemi un mi piace se il video vi è stato utile, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento e vi ricordo che domani saremo in live alle 15.30 con il Demi Talk per parlare di tutte le news di questa nuova patch e dei progressi del gioco. Intanto vi ringrazio per essere stati qui con me, seguitemi su tutti i miei social, trovate tutto in descrizione, noi ci vediamo in live e al prossimo video. Ciao!